Ciao, ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Buon venerdì 1º ottobre. Abbiamo salutato settembre, è iniziato ufficialmente ottobre. Gli diamo il benvenuto. Sorprendici ottobre. Un mese strettamente più o meno autunnale. In effetti stamattina quando mi sono svegliata era una tipica giornata autunnale, devo dire. C'erano 15-16 gradi e c'era il cielo completamente coperto. Infatti ho guardato un paio di volte la sveglia perché ho detto forse la sveglia è sbagliata, perché mi sembrava c'era buio a pesto. E poi vabbè, è uscito il sole, quindi insomma va benissimo così. Io adoro l'autunno, ne abbiamo già parlato. L'inverno no, arriverei al massimo fino a Natale. Ecco, Natale lo amo in un modo moltissimo, da sempre, da quando mio figlio, devo dire la verità, ancora di più, ma l'ho sempre amato moltissimo. Io sono quella che fa l'albero di Natale a metà novembre, che addobba a casa a metà novembre, quelle pazze che vedete nei social ogni tanto, ecco, sono sono io. Arriverei fino a Natale e poi ricomincerei con la primavera, eliminerei l'autunno, l'inverno, proprio tanto non ci serve. Va bene così, però se le temperature rimangono queste sono più che felice. Mi vanno benissimo i 14-15 gradi la mattina quando ci svegliamo e anche la sera quando mettiamo la copertina o il lenzuolino quando siamo a letto. In realtà da poco stavo parlando con una di voi e mi ha detto da noi c'erano stamattina alle 7 c'erano 6 gradi. Lo so benissimo che nel nord Italia le temperature sono molto diverse dalla Sardegna, però avete tantissimi altri lati positivi, no? Come ad esempio non essere come noi, uno scoglio in mezzo al mare. In questi giorni si sta parlando moltissimo del fatto che alla Sardegna hanno tolto le navi, hanno tolto i voli, quindi insomma mi sembra di essere veramente uno scoglio in mezzo al mare. Ho delle amiche che abitano nelle altre regioni d'Italia, Napoli, che si spostano da regione a regione, insomma vanno a fare fine settimana. Noi siamo relegati qui. Se dobbiamo fare un viaggio, dobbiamo spendere l'impossibile, non siamo neanche sicuri di riuscire a farlo, quindi questo è un argomento che mi fa molto arrabbiare, devo dire. Quindi insomma, apriamo e chiudiamo questa parentesi. Sono stata all'Eurospin, così cambiamo discorso che è meglio. Sono andata in realtà perché dovevo prendere l'acqua, quella solita acqua blues che prendo sempre. In realtà non l'ho trovata e non è la prima volta che mi succede. Mi è successo già un paio di volte che mi dicessero che non era arrivata. Ora non so se è quella che vendono di più, quindi non riescono a rifornirla, però non è la prima volta che mi accade. Poi ho trovato nel supermercato vicino a casa l'acqua Sant'Anna in offerta. Sapete che la blues è il dupe della Sant'Anna, tra l'altro allo stesso prezzo della blues, a 27 centesimi, quindi insomma l'acqua l'ho presa in un altro posto. E poi volevo prendere le candele. Ho visto nel gruppo Facebook quelle recensioni prodotti Eurospin, insomma sono iscritta a vari gruppi, MD, Lidl, chi più ne ha più ne metta, che sono riuscite le candele, quelle con la giara grande simili Yankee, che l'anno scorso erano state proposte e non avevo fatto in tempo a prendere. Ho letto delle recensioni buonissime, che sono veramente buone e si sentono. Io adoro le candele, ogni tanto mi regalo una Yankee, ma hanno dei prezzi veramente esorbitanti. È vero che durano tanto, ma hanno dei prezzi esorbitanti. E quindi ho detto questa volta vado, me la voglio beccare subito. A 4,99 euro, quella grande, è un ottimo prezzo. E invece la commessa mi ha detto non sono arrivate, quindi sono andata a prendere due cose e nessuna delle due le ho trovate. Vabbè, vediamo nei prossimi giorni se riesco a recuperarle. Fatemi sapere voi se invece le avete trovate e fatemi sapere come sono. Mi fido delle vostre recensioni e vi segnalo anche, già che ci sono, io sono stata ieri all'Eurospin che era 30, oggi e domani, quindi 1 e 2 ottobre, con una spesa di 30 euro, aggiungendo 1 euro avrete in regalo un saltapasta. A me non serviva, devo dire la verità, quindi
Sono andata ieri in Serenità, non c'era nessuno, ho preso quelle quattro cose che mi servivano e boh, perché non sono un'accumulatrice compulsiva, nel senso non avendo neanche tantissimo spazio, prendo le cose se mi servono veramente. È successo anche col ferro da stiro l'altra volta, sì, la mia amica mi ha detto sì, ma per un euro, sì, ho capito, ma l'ho comprato un mese fa il ferro da stiro perché il mio mi ha salutato, dopo 15 anni è andato in pensione, giustamente. Non me ne facevo fondamentalmente niente di un altro ferro da stiro che poi non so dove mettere. Quindi è successa la stessa cosa con il saltapasta, l'ho preso proprio da poco, tra l'altro all'MD se non ricordo male, perché sto rinnovando un po' pentole, tegami, queste cose così, e quindi ho detto non mi serve, fondamentalmente non mi serve, fosse stata una padella l'avrei presa, però intanto a voi ve lo segnalo, se dovete andare oggi e domani vi beccate con un euro il saltapasta. Vi faccio vedere quelle quattro cose che ho preso e tra l'altro delle novità che mi sono ritrovata davanti e ho detto vabbè, devo fare un video alle mie amiche perché non ho preso niente di che, però le novità ve le voglio assolutamente far vedere. Partiamo dalle cose classiche che tanto conoscete e soprattutto nei miei video vedete sempre: mozzarella per la pizza, questa della linea Amo Essere senza lattosio. Ci troviamo benissimo, ci piace tantissimo. 2,49 euro è un prodotto consigliatissimo. In offerta invece a 1,09 euro trovate le fettine di formaggio, sia questa di provola dolce che quelle di provola affumicata, buonissimo, secondo me per qualità prezzo è il migliore. Io ho provato sia MD sia Lidl, però questo secondo me sia per quantità, che sono 200 grammi, guardate quante fettine sono, e sia perdonatemi, e sia per sapore, secondo me questo non ha paragoni, quindi buonissimo, 1,09 euro, tra l'altro un ottimo prezzo. Io preferisco quello normale, questo dolce, a quello affumicato, però anche quello affumicato è buonissimo, quindi insomma se non l'avete mai provato e lo volete provare, visto che è in offerta, direi che ne vale la pena. Solite polpe di frutta che prendo spesso, anzi praticamente sempre, mela e banana, pera e questa alla mela. Ne prendo un po' perché a mio figlio piacciono tantissimo. Lui non mangia frutta purtroppo, ci ho provato in tutti i modi, ma non riesco a fargli mangiare la frutta. Mentre la verdura gliela infilo nei primi, nelle polpette. Il passato di verdura gli piace tantissimo, quindi glielo faccio anche 2 volte alla settimana perché lo mangia molto volentieri. Gli metto dentro il formaggino, un filo di olio d'oliva. E gli piace moltissimo. La frutta no, non riesco ad infilarla nella sua alimentazione, quindi la pediatra mi ha detto che va bene anche così, a lui piacciono, se ne mangia anche due a merenda, quindi va bene. Tra l'altro queste sono polpa di frutta 100% frutta senza zuccheri aggiunti e gliele compro molto volentieri perché insomma almeno riusciamo ad integrare qualcosina. In offerta 99 centesimi il disinfettante sgrassatore della linea della Dexal. Questo è ottimo, è un presidio medico-chirurgico. Tutta la linea della Dexal disinfettante è buona. Io lo sapete, l'avete visto diverse volte. Prendo anche l'additivo per il bucato, lo uso in lavatrice, mi trovo benissimo. Sono appunto presidi medico-chirurgici. Vale la pena provarlo. Io uso molto la linea Citrosil, sia sgrassatore, sia detersivo per i pavimenti e sia quello per il bagno. Mi trovo benissimo con la linea Citrosil, però mi è capitato di provare appunto questa linea. Devo dire che è ottima sia come profumo che come resa. Per 99 centesimi provatelo, almeno provate, così poi potete avere anche un'idea di com'è il prodotto. In offerta a 2,49 euro la mia dorata crema colorante per i capelli. Io mi trovo benissimo con questa. Costa 3,19 euro o 3,29 euro, ora la trovate in offerta. Poi vi farò un video, ho deciso di fare un video sui prodotti per i capelli del discount, che poi non mi piace più tanto chiamarli discount perché secondo me sono dei supermercati anche con prodotti molto validi, però
Va bene, e vi farò anche il paragone tra questa che uso tantissimo e ho provato, l'avete vista in qualche video fa, quella dell'MD che non avevo mai provato, l'ho presa in offerta quando c'era l'offerta 1 più 1, ne ho preso 2 a 3,19 euro, e l'ho provata, quindi vi dirò le mie impressioni sia su questa che uso oramai da anni, sia su quella dell'MD. Questa comunque ora la trovate in offerta, io prendo il castano scuro perché faccio un colore unico, però anche questa vi dico, provatela se siete come me, di quelle che hanno la ricrescita ogni 10 giorni e non vanno dalla parrucchiera ogni 10 giorni e vi volete almeno arrangiare in casa momentaneamente. Secondo me, questa per qualità prezzo, io le ho provate tutte, anche quelle più care, Garnier, di tutti i tipi possibili ed immaginabili. Questa è quella che, come resa, non ha, secondo me, non ha assolutamente rivali, quindi insomma, fare una prova secondo me non costa niente. In offerta 1,79 euro ho preso questi 6 croccanti con amarena della linea Dolciando. Mio marito mangia il gelato, a parte che c'è ancora caldo qui, insomma, quindi può essere tranquillamente estate, mentre io ad un certo punto smetto, lui continua ogni tanto dopo cena, non tutti i giorni, ma ogni tanto dopo cena, se vuole il dolce, gli fa piacere mangiare il gelato, quindi glieli continuo a comprare, questi 6 crocchini all'amarena in offerta e anche questi 6 coni con la panna, nocciole e meringhe della linea Le Nostre Stelle, sempre ad 1,79 euro in offerta. Questi non li ho mai provati perché di solito prendo i cornetti, quelli che ci sono in linea fissa della Dolciando, quindi vediamo un pochino se gli piaceranno, mentre questi secondo me sono i croccanti più buoni in circolazione. Io oramai il croccante è il mio gelato preferito, ahimè quello dell'Algida l'ho abbandonato perché secondo me i gelati Algida negli anni hanno perso tantissimo in fatto di qualità e di gusto, quello Algida per me è bocciatissimo oramai. Croccanti li ho provati tutti, anche Lidl, anche MD, anche Conad. Questo secondo me è il più buono in assoluto. Il croccante dell'Eurospin secondo me è il più buono. Quindi fatemi sapere se anche voi l'avete provato e cosa ne pensate. Ultima cosa che vi faccio vedere, che non vorrei farvela vedere perché l'ho aperta, perché ieri mio figlio l'ha vista e ovviamente l'ha voluta aprire subito. Sono in anticipo, però l'ho vista e non ho potuto resistere. È la carta da cucina di Halloween. Guardate che carina che è. Io solitamente prendo queste cose alla Lidl, sapete che la Lidl non questa settimana che arriva, ma probabilmente la prossima metterà le decorazioni per la casa, mette la carta da cucina, mette i tovaglioli, insomma tantissime cose di Halloween. Di solito la compro alla Lidl, però ieri l'ho vista e ho detto ma sì, la prendo. Se poi quella Lidl è diversa, magari prendo anche quella, tanto la carta da cucina la usiamo abbondantemente. Perdo capelli come non so, 1,49 euro se non ricordo male. Tra l'altro sono anche dei bei rotoloni e la carta è bella grossa, l'abbiamo aperta ieri e devo dire che è una carta abbastanza consistente. Ci sono le zucchette e i pipistrelli, anche questa è una novità, però insomma, ripeto, sono un po' in anticipo, però l'ho vista e ho detto ma sì, me la porto via. Passiamo alle novità. Come prima novità che ho trovato, anche questa l'ho vista però nel gruppo Facebook, c'erano gli oli puri per adesso non mi viene la parola per i diffusori di oli puri, appunto, per i diffusori per gli ambienti. Io lo uso tantissimo. Questo all'eucalyptus, poi è quello che uso di più. Uso questo, quello alla lavanda. Quello alla lavanda ce l'avevo già, però c'era anche quello alla lavanda. Questo all'eucalyptus l'avevo finito e l'ho ripreso. Sapete che l'eucalyptus è un antibatterico che è un purificatore dell'aria e aiuta, ci aiuta quando siamo insomma un po' congestionati, un po' tappati, e io lo uso tantissimo nel diffusore per ambienti, quindi l'ho voluto provare. Allora, olio essenziale di eucalyptus naturale, in realtà è un mix di oli dalle comprovate proprietà terapeutiche, l'eucalipto appunto rinfresca e sanifica l'aria, c'è anche il rosmarino all'interno.
all'interno che ha ottime proprietà antisettiche. Vediamo un pochino com'è. Qui parla di olio puro, questo ve lo sottolineo perché insomma è importante. Nell'inci tra l'altro c'è scritto che, vediamo se ci vedo perché in realtà non vedo niente, ma proprio nulla, avevo visto quali altri oli sono presenti, vediamo un pochino se lo trovo. Ah, ok, eucaliptus, il rosmarino, il mentolo e il limone, quindi insomma è un mix di oli puri prodotto da Pharmatech, tra l'altro 1,99 euro se non ricordo male. C'era anche arancio, limone, lavanda e un altro che però ora sinceramente non mi ricordo. Io ho preso questo perché la lavanda, vi ho detto, ce l'ho già. Vi farò sapere poi com'è, lo dovete mettere nel diffusore, perlomeno io lo uso nel diffusore, poi ci sono persone che ne fanno altri usi, io lo uso strettamente nel diffusore. Devo dire che adesso che si avvicina la stagione dei primi raffreddamenti è un toccasana, veramente un toccasana. Altra novità graditissima, nel video precedente della Lidl vi avevo detto che avevo in uso circa 5 shampoo più i due che ho preso il lunedì alla Lidl in offerta ad 1 euro, di cui poi vi parlerò nel video. Ho già provato, l'ho provato proprio ieri, poi ve ne parlerò. Non ne avrei comprato altri, ho mentito, giusto che voi lo sappiate, perché non ho saputo resistere. Ho trovato l'espositore con tutta una linea di prodotti per i capelli professionale. Questo è simile quella linea Frank Provo, che tra l'altro ho anche comprato, che costa un bel po', non ho saputo resistere. Cioè, questo boccione bellissimo, tra l'altro con questo argento meraviglioso, 1,99 euro, anche gli altri che poi vi farò vedere. Questo è lo shampoo con acido ialuronico e acido lattico, quindi è una linea professionale. Nello specifico, lo shampoo all'acido ialuronico combina un mix di tensioattivi dalla schiuma cremosa con le proprietà protettive e naturalmente idratanti dell'acido ialuronico. Sono curiosissima di provarlo. È prodotto da Eutalia, che sappiamo che è la linea che fa tantissimi cosmetici per tantissimi prodotti per Eurospin. Devo dire che sono sempre quasi tutti di ottima qualità, quindi insomma volevo assolutamente prenderlo per provarlo. C'era anche il balsamo, sempre con la bottiglia così grande da 750 ml. Io il balsamo non l'ho preso perché il balsamo io non lo uso, avendo un capello che tende ad ingrassarsi il balsamo non lo uso. Uso qualche volta, anzi sempre, la maschera, ma la maschera deve essere, appunto, come dico io, di quelle che non ungono. Al momento in uso quella che avevo preso LMD, poi vi parlerò anche di quella, e quindi ho preso lo shampoo e poi ovviamente non potevo lasciare lì la maschera. Eccola qua, tra l'altro questo colore è meraviglioso. La prima cosa che vi posso dire è che ha un profumo buonissimo, mentre quella dell'MD che sto usando ora, che è sempre un boccione da 500 ml, l'odore, il profumo non mi fa particolarmente impazzire. Il profumo di questa è buonissimo, è proprio buono buono buono, non vedo l'ora di utilizzarlo. Credo che lo utilizzerò, farò lo shampoo domani perché l'ho fatto ieri. È una maschera all'olio di cocco e olio di argan, quindi questo profumo che mi piace tantissimo. A me piace sia il cocco che l'argan, ma non vi aspettate di sentire il profumo di cocco, quello fortissimo, no, non è questo il caso. Dice che preserva la colorazione dei capelli grazie alla presenza dell'olio di argan, alle sue proprietà protettrici e antiossidanti. Quindi questa, sempre 1,99 euro, è la maschera di quella linea Professional Hair Care BX, questo è il nome della linea. Questa è proprio bellissima, questa confezione, questo packaging mi è piaciuto tantissimo. E ultima cosa, sempre di questa linea, questo secondo me è il prodottino che non si poteva assolutamente non prendere, è questo trattamento 10 in 1. Vediamo se riesco a... No, perché sta mettendo a fuoco me.
non mettere a fuoco me, niente da fare, continua a mettere a fuoco me, portate pazienza, ora però vi leggo tutto, anche questo 1,99 € con olio di macadamia, allora 10 in 1 appunto, ripara i capelli danneggiati, dona lucentezza, protegge da fonti di calore, dona setosità, protegge il colore dei capelli grazie ai filtri solari, districa, assicura uno styling di lunga durata, previene la formazione di doppie punte, conferisce corpo ai capelli, facilita l'esecuzione dell'acconciatura. Queste sono le 10 proprietà che dice di avere questo trattamento. Si deve spruzzare sui capelli umidi a circa 5 cm di distanza, pettinare con cura in modo da distribuire uniformemente il prodotto su tutta la lunghezza. Quindi, insomma, questo secondo me per questo prezzo è. Se veramente fa quello che promette, è veramente uno, dovrebbe essere veramente un ottimo prodotto. Si deve agitare, l'ho letto da qualche parte, però ora non vorrei dirvi una bugia. No, forse non è così. Io ho già provato a spruzzarlo ieri. Vedete che è una specie di cremina molto 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 solida. Tra l'altro vedete che non scende. Il profumo non mi fa particolarmente impazzire, devo dire la verità, però ho provato, non l'ho messo sui capelli perché si mette sui capelli bagnati, va bene, ora l'ho messo, però ho visto soprattutto che non unge, si asciuga e non unge. Quindi, insomma, domani lo proverò sicuramente, così poi quando faccio il video non comprerò altri shampoo, non comprerò più niente per i capelli fino a quando non finirò tutti quelli che ho. Però adesso voglio assolutamente provare questi per poi farvi un video e farvi sapere. Vedete che non unge, si asciuga completamente. Il profumo non mi fa particolarmente impazzire, però insomma sono curiosissima di provarlo. Vi ho fatto vedere tutto. Vi ho fatto vedere tutto, erano pochissime cose, 20 minuti che chiacchiero, però volevo spiegarvi per bene le cose. Vi ho fatto vedere tutto quello che ho preso. Fatemi sapere se li avete trovati, fatemi sapere se li avete provati, fatemi sapere se trovate le candele, così speriamo di trovarle anche io nei prossimi giorni e di potervele far vedere. Grazie se siete arrivati fino a qui, grazie mille sempre e per sempre a tutte le persone che mi seguono con affetto, grazie alle persone che invece si stanno iscrivendo, sono molto molto contenta che siamo ancora pochini, però mi piace tantissimo vedere piano piano questo spazietto che cresce così. Senza grosse aspettative, ma soprattutto senza sotterfugi e senza altre cose, semplicemente perché magari vi piace la mia compagnia e vi piace che ci facciamo compagnia e che ci scambiamo dei consigli ogni tanto. Vi mando un bacio grandissimo, vi auguro un inizio a mese scoppiettante, buon fine settimana e ci vediamo prestissimo.